Un ponte telematico tra il reparto di neonatologia del Versilia e quello dell'ospedale del cuore di Massa, eccellenza del settore cardiopatico infantile. I bambini nati o in cura al Versilia riceveranno così diagnosi e cure dagli specialisti apuani senza spostarsi fisicamente. Questo grazie alla teleecocardiografia online, il sistema di teleconsulto di cui da oggi fa parte l'ospedale di Lido di Camaiore, che consente l'invio e la visualizzazione di immagini ecocardiografiche in diretta alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, un collegamento a banda larga, sicuro e protetto tra i clinici dei due nosocomi, che permette una diagnosi in urgenza in caso di malformazioni cardiache da accertare in fase pediatrica neonatale o prenatale. Il progetto si chiama Arriviamo al cuore di tutti, è frutto della collaborazione tra la Regione Toscana, la Fondazione Gabriele Monasterio e di Lions Distretto 108 La Toscana e la Lions Club International Foundation. Siamo molto felici di mettere questa che sarà la nona postazione di telemedicina Arriviamo al cuore di tutti all'ospedale Versilia. Il vantaggio che porterà innanzitutto sono tre: quello di poter salvare delle vite umane, un altro vantaggio sarà quello di una spending review, perché per l'azienda sanitaria sarà una spesa minore per non dover trasportare sempre i piccoli ammalati all'ospedale del cuore di Massa, è anche un vantaggio per noi medici. Permetterà di curare meglio i nostri neonati prematuri e ci permetterà di avere una diagnosi più precoce e più precisa nei casi in cui le cardiopatie sono sfuggite all'indagine prenatale. È veramente una cosa negativa, quindi il potere acquisire le immagini, trasmettere le immagini, lasciando il paziente curato nel posto ottimale è una cosa di rilevante importanza.